Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diveniate miei discepoli». Sorelle e fratelli carissimi, il Vangelo di Giovanni non propone a noi nessuna parabola, come invece fanno i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca. Giovanni però utilizza delle similitudini, delle immagini, perché come fanno gli altri evangelisti con le parabole, così anche lui possa farci comprendere meglio l'identità di Dio, l'identità di Gesù e il messaggio che Gesù è venuto a portarci. Domenica scorsa, lo ricorderemo tutti, l'immagine utilizzata da Giovanni era quella del pastore bello che conosce le sue pecore e le pecore conoscono lui, che offre la sua vita per le pecore. Altre immagini molto famose del Vangelo di Giovanni sono la luce, sono il pane della vita. Oggi lo abbiamo ascoltato, l'immagine presa in considerazione dall'Evangelista è la vite, la vigna. Essa ha un significato reale, come per noi oggi, produce dei frutti splendidi, deliziosi, che sono i grappoli dell'uva, e soprattutto da questi grappoli si può ricavare il vino. E proprio per questo motivo Israele aveva paragonato se stesso alla vite, se stesso alla vigna, perché pensava di essere un frutto delizioso e come il vino pensava di portare gioia nel mondo e al Signore stesso. Addirittura per questo motivo, in uno dei salmi, il numero 128, la vite viene paragonata alla sposa, come vite feconda nell'intimità della tua casa, così sarà la tua sposa, dice in effetti il Salmo. E Israele pensava di essere la sposa fedele di Dio. Non aveva però compreso che tutto ciò che lui, Israele, riteneva buono, riteneva bello, riteneva delizioso, riteneva gradito a Dio interessava poco o nulla. Israele era diventato perfetto nei suoi sacrifici, nelle sue celebrazioni, nei suoi riti che faceva nel Tempio e nella sinagoga. Ma per il Signore questo contava molto poco. Erano cose superficiali, esteriori. Il Signore voleva altro. Lo aveva detto a proposito attraverso le parole di Isaia, lo aveva detto con le parole di Osea, lo aveva detto con le parole di Geremia. Questi profeti ci ricordavano che ciò che il Signore gradisce sono le opere dell'amore, non i sacrifici. Ciò che il Signore gradisce sono i fatti della vita, la giustizia, il rispetto della persona, la dedizione ai poveri, non semplicemente il rispetto di regole superficiali ed esteriori. E sia Isaia sia Geremia ci dicono
che la vite che il Signore aveva piantato con vitigni scelti, la vigna di cui il Signore si era preoccupato, di cui aveva avuto cura, che aveva circondato con la siepe, era diventata una vigna e una vite che portava frutti immangiabili, che portava frutti che non potevano essere in nessun modo gustati. Insomma, Israele aveva perso quel significato simbolico che la vite offriva a tutta la popolazione antica. Come vedete alle mie spalle c'è un pergolato sul quale si sta cominciando a diffondere la vite. Ecco, questo era il significato. Il pergolato, con una vite che durava negli anni, addirittura nei secoli, parlava attraverso questa vite, la quale poteva raccontare la storia della famiglia, la storia degli amori, delle amicizie, delle relazioni, della gioia che in quella famiglia erano state vissute nel corso del tempo. E il tempo passato sotto il pergolato era tempo di gioia, era tempo di festa, era tempo di pace. Israele non rappresentava più tutto questo per il Signore e per gli altri popoli. Aveva mancato il bersaglio, aveva mancato il traguardo, aveva mancato la mission per cui il Signore lo aveva scelto. E allora cosa fa il Signore? Il Signore purifica questa vigna e la purifica in due modi: attraverso una potatura invernale, attraverso la quale vengono tolti i rami che non producono frutto, e attraverso una potatura che viene fatta durante la stagione, quando si sta avvicinando il tempo della raccolta, eliminando i tralci più fragili e mantenendo quelli migliori, perché la quantità dei grappoli sia maggiore e soprattutto perché la qualità dei grappoli sia superiore, così da produrre un vino ancora più buono, un vino migliore. Naturalmente ogni taglio, ogni potatura fa male, procura dolore, ma è necessario. Come dice il libro di Giobbe, il Signore ferisce ma per risanare. Certamente però l'immagine del vignaiuolo che taglia i tralci non esprime quello che effettivamente noi pensiamo possa fare il Signore, cioè tagliare coloro che non portano frutto e gettarli nel fuoco. Non è un giudizio quello di Dio, è una messa in guardia affinché noi ci possiamo rendere conto che se ci stacchiamo dalla vite, se impediamo alla linfa della vite, alla vita che ci porta lo Spirito Santo, di raggiungerci, noi non possiamo portare frutto e la nostra esistenza diventa inutile, diventa quasi una vita bruciata. Infatti, il profeta Ezechiele, al capitolo 15 del suo libro, dice: cosa si può fare con il legno della vite se esso non porta frutto? Nulla. Non si può costruire un piolo per appenderci qualcosa, non si può fare alcun oggetto. Con un albero di noci, se non produce frutti, noi possiamo fare un mobile, una sedia, un tavolo, una scala. Con la vite, se non produce frutti, non possiamo fare nulla. Ecco perché per ben 7 volte nei pochi versetti ascoltati Gesù punta la sua attenzione sul portare frutto e per ben 7 volte ci dice che il frutto può essere portato soltanto se si rimane nella vite. Allora, se rimaniamo in contatto con la vite, cominceremo a portare frutti e il Signore Gesù ci taglierà ancora
ma non per eliminarci, ma per migliorare il prodotto della nostra vita, per toglierci qualunque tipo di pigrizia, qualunque tipo di idolo noi possiamo avere nella nostra esistenza, qualunque tipo di attaccamento a cose, situazioni o persone, qualunque cosa che non permetta al traccio di portare un frutto abbondante e un frutto molto buono. Accogliamo allora il Signore che ci chiede di rimanere in Lui. Questo verbo presente 7 volte nel brano ascoltato nel Vangelo di Giovanni è presente ben 40 volte, ma fa il paio con un'altra espressione che è tipica di San Paolo. Rimanere nel Signore, essere in Cristo. Ben 164 volte l'Apostolo delle genti utilizza questa espressione. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Per portare frutto rimanete uniti al Signore. Egli toglie le cose vecchie e porta cose nuove, produce frutti nuovi. In che modo il Signore ci pota? In che modo ci fa portare più frutto? Ce lo fa portare più frutto, ci pota attraverso la Sua parola. La parola di Dio, come abbiamo ascoltato, è il primo modo in cui il Signore ci pota, toglie da noi quello che non serve, perché la parola di Dio è una spada affilata, a doppio taglio, raggiunge il punto di divisione fra l'anima e lo spirito, fra le giunture e le ossa, mette in chiaro ciò che sta accadendo nella nostra vita. Se non la accogliamo, la sua parola, noi corriamo il rischio di essere come Giuda, del quale durante l'ultima cena Gesù ha detto: voi siete tutti puri ad eccezione di uno, ma non tutti, perché Giuda non aveva voluto ascoltare la sua parola, aveva negato al dono dello Spirito, della vita nuova, di poterlo penetrare e quindi era rimasto nel buio della notte. Ma il Signore ci pota anche attraverso i nostri fratelli e le nostre sorelle, coloro che fanno parte della comunità ecclesiale, coloro che, standoci vicino, possono notare quali sono i tralci della nostra vita che non portano frutto, quali sono gli attaccamenti nella nostra vita che ci impediscono una vita vissuta nell'amore gratuito, nel dono incondizionato di noi stessi, e attraverso la correzione fraterna possono aiutarci. Del resto noi vediamo benissimo nei fratelli e nelle sorelle le cose che non vanno e potremmo anche noi aiutare loro a potare ciò che deve essere eliminato. E poi il Signore ci pota attraverso la nostra stessa vita, attraverso l'esperienza che facciamo, perché una volta che ci siamo resi conto di ciò che davvero conta nella nostra esistenza, noi possiamo trarre insegnamento da quello che ci è accaduto e togliere ciò che ci aveva impedito di portare frutto. Ma ancora il Signore ci pota anche attraverso le persone che non fanno parte della comunità, attraverso coloro che dal mondo, guardando alla Chiesa, a ciò che la Chiesa dice, a ciò che la Chiesa fa, possono notare delle incoerenze, delle mancanze di frutti e possono mettercele in evidenza. Anche queste ci faranno soffrire, ma anche queste sono necessarie. In questi ultimi giorni è stata fatta un'indagine in Italia ed è stato notato, ad esempio, che i giovani che si dichiarano cattolici dal 56% di una decina di anni fa sono arrivati a circa il 33% e che in modo particolare le ragazze che di una decina di anni fa dicevano di essere cattoliche erano oltre il 66%, oggi sono il 31,7%. Non dobbiamo semplicemente dire ma coi giovani non si capisce nulla, dobbiamo fare nostro ciò che questa indagine ci mette davanti agli occhi e domandarci come mai
così tanti ragazzi, così tanti giovani lasciano la frequenza della Chiesa, non sono più disponibili a definirsi cattolici. Lasciarci potare dalle domande di questi giovani, dalla realtà che è presente davanti a noi, per capire il modo di poter tornare a portare frutto abbondante e buono. Del resto è l'unico modo, così come l'Evangelista Giovanni ci diceva in conclusione del Vangelo, per glorificare il Signore e perché davvero il frutto sia buono e abbondante. Rimaniamo nel Signore, permettiamo al Signore di operare in noi, accettiamo la potatura che è necessaria perché la vita di Dio possa scorrere nelle nostre vene e noi possiamo portare i frutti graditi al Signore, che sono i frutti della gioia e i frutti della felicità, perché questo vuole il Signore da noi, ciò che la vite e la vigna significano da sempre: gioia, felicità, festa.